Venga qui. Venga qui. Venga qui. Dove ci mettiamo? Venga qui. Allora, dica quello che c'ha da dire. Se mi dà il microfono parlo liberamente. Voglio dire soltanto che qui stasera... Vorrei parlare pure io. Siccome ho sentito pazientemente, ho ascoltato per 3 ore tutte le buffonate che avete costruito, chiedo 2 minuti in silenzio, credo che abbia il diritto di farlo. Solo 2 minuti. C'è in atto una volgare aggressione alla classe dirigente migliore che abbia la Democrazia Cristiana in Sicilia. Una volgare aggressione. Questa è la civiltà, vede? L'avete costruita sapientemente. Perché avete bisogno di delegittimare le persone migliori che abbiamo perché questa Sicilia vada sempre più in fondo. Avete costruito e avete invangato la memoria di Libero Grassi perché quello di stasera, il giornalismo mafioso che è stato fatto stasera, fa più male alla Sicilia di 10 anni di delitti. Questo avete fatto stasera e non ve ne rendete conto. Se siete servi di qualcuno... Se siete servi di qualcuno, se servite a qualcosa, va addebitato alle vostre coscienze, a quelle che poco fa ci citavate che noi dovevamo rispondere. Le vostre coscienze devono rispondere del danno che avete fatto alla Sicilia e delle cose che indamandi che avete detto sulle persone migliori. Dovete andare a costruire bene quello che dite della nostra classe dirigente, perché no, non è un comizio, è uno sfogo. Mi scusi. Sì, no, no, è molto interessante, mi chiedo scusa quello che sta dicendo, certo che... Però mi dica quali sono le accuse infamanti che noi abbiamo rivolto questa sera. Avete costruito un'immagine della Sicilia? No, scusi. Mi dica quali sono le accuse infamanti, non l'immagine. Perfetto. Le accuse infamanti. Lei ha parlato di accuse infamanti. Io lo dico solo. Quale accusa infamante? Quale notizia falsa? Quale fatto non vero noi abbiamo detto questa sera? E adesso ce lo dico. Glielo dico subito. Intanto avete costruito delle storie sugli uomini politici e soprattutto quelli migliori che abbiamo in Sicilia che tendono ad infangare. Siete andati a ripescare degli atti volgari citando soltanto alcune fonti, senza citare per esempio sul fatto di Siculiana che avete detto che il padre della sposa è andato a testimoniare dicendo che il ministro Mannino era testimone della sposa e non dello sposo. No, adesso fatemi finire di parlare. Avete dimenticato di dire che un giudice corrotto che ha costruito un'intera storia su un pentito volgare che mette a repentaglio e delegittima la classe dirigente siciliana solo perché serve al nord, solo perché serve a noi e perché è manovrato. Non avete detto niente su un magistrato che prima è andato in America, poi si è ammalato o da chiede trasferimenti di un pentito. Mi faccia finire. Di un pentito che stamattina ha citato lo stesso giudice su alcuni fatti importanti che nessuno di voi ha voluto dire. Questo è giornalismo mafioso.